Ciao, sono Massimo Gherardi, sono un cofondatore della Fondazione Silvia Rinaldi Onlus. Siamo qui al Cimone ad un corso ufficiale nel quale alcuni volontari, che sono dei buoni sciatori, si mettono a disposizione per imparare tutto quello che c'è da imparare per portare in sicurezza chi ha problemi di mobilità, oppure per esempio non vedenti. Sono tante le persone che potrebbero potenzialmente avvicinarsi al mondo della neve e non lo fanno perché non sanno che si può fare e perché non ci sono abbastanza persone in grado di aiutarle. Grande successo, oggi c'è anche il sole, ci stiamo divertendo, tutto sta andando per il meglio. La cosa che mi piace di più di sciare è questo grande senso di libertà, perché il mio corpo è completamente nell'aria e i piedi scorrono nella neve. Il legame con la guida è cruciale per poter godere dello sciare. Sento un attimo in mente tanti bei ricordi, tante belle sensazioni. Ho scelto di frequentare questo corso perché è un'opportunità per imparare delle cose nuove, aiutare gli altri e poter sfruttare l'occasione per portarli sulla neve e farli stare in un contesto così bello è una cosa che mi dà grande soddisfazione. E le persone non vedenti danno la loro vita praticamente in mano a chi le guida, quindi il rapporto che si crea è molto molto forte, immediatamente si entra in empatia. Mi auguro di poter arrivare alla fine di questo corso più sicuro e confidente nel poter aiutare gli altri in sicurezza. Secondo me uno degli aspetti belli nello sci, nel nostro sci, è proprio quello anche di essere guidati da delle persone che si mettono in gioco e danno tutta la loro disponibilità per aiutarci, per portarci a praticare uno sport così affascinante. Con questa persona si crea un feeling, un legame, una profonda fiducia. Ho provato l'esperienza di sciare bendato ed è stata una cosa strana, molto emozionante e molto interessante. Uno si accorge delle difficoltà e soprattutto di quanto gli altri sensi si acuiscano. La parte più difficile è stata quella di fidarsi della persona di fronte, ascoltare solo la sua voce e dimenticare quello che noi vedenti ci ricordavamo della pista che abbiamo fatto. Il legame che si crea con la persona che conduce in pista è un bellissimo legame, un legame in cui chi guida riceve uno scambio di fiducia molto forte.